Namaste e benvenuti. Penso che la nostra essenza animica e spirituale non si limiti a vivere una sola realtà dentro un unico corpo, vita dopo vita. Quando cambiamo il livello delle nostre frequenze, percepiamo reali le esperienze straordinarie sia con il corpo di cui siamo coscienti sia attraverso altri corpi di cui ancora non siamo consapevoli. Quel qualcosa che amiamo definire Dio è indefinibile ed è presente in tutto ciò che esiste. Ciò che fa la differenza è saperlo oppure no, e l'interazione cosciente tra noi e la presenza divina cambia tutto. Il mio Dio interiore si presentò a me con il volto di un bambino, capelli scuri, ricciolini, e vidi la sua immagine sorridente e radiosa duplicarsi in ogni cellula del mio corpo. Fu un'esperienza sorprendente. Gli dissi: «Ah, ma ci sei!» «Ci sono sempre stato», mi rispose lui ridendo. «È così facile», pensai tra me e me. Dopo quella volta sentii la connessione con la presenza divina più stabile in me. Iniziai a percepirla con maggiore intensità. Parlando di stati alternativi di coscienza, penso che l'obe o esperienza fuori dal corpo sia soltanto una tra le tante esperienze che possiamo fare. Perché quando la coscienza trasmette comandi superconsci al corpo, quest'ultimo dà risposte superconsce in un modo ancora incomprensibile al sapere di questa dimensione. La varietà di esperienze è infinita e quelle che seguono sono soltanto alcune che ho vissuto personalmente. A volte l'esperienza è prodotta dall'energia del corpo mentale e possiamo vedere ciò che la coscienza ci sta mostrando attraverso l'occhio della mente e la visione appare chiara e reale. In alcuni casi possiamo duplicare il nostro corpo mantenendone il solito aspetto, oppure possiamo ritrovarci a vivere situazioni inimmaginabili dentro corpi sconosciuti. O mentre ci stiamo tormentando, possiamo fare un cambio di frequenza veloce che ci scollega dalla dimensione fisica e possiamo percepire questo cambio veloce con uno strappo che ci fa sussultare. Quando stiamo per cambiare frequenza, può accaderci di sentire un boato nella testa che un po' ci spaventa e un po' ci piace. Possiamo avere la sensazione di perdere l'equilibrio, come se ci mancasse la terra sotto i piedi. E ancora può succedere di entrare in un vortice e scomparire improvvisamente dalla vista di chi ci sta guardando. Le rivelazioni inaspettate che arrivano da queste esperienze sono tante, sorprendenti e belle da vivere. E per me non è più così importante definirle razionalmente. Un mattino mi vidi nel corpo addormentato, sdraiato sul letto, e contemporaneamente nel corpo che si alzava e andava a sedersi sul divano a meditare.
una sorta di duplicazione. E la sensazione che provai era quella di sempre. Misi la copertina e iniziai a rilassarmi. Dopo qualche istante sentii frecciate di energia molto forti che mi attraversavano la schiena. Quella forza saliva dalla base del corpo fino alla testa e poi all'improvviso creò una sfera luminosa che ruotava velocemente e velocemente vedevo mondi, oggetti, persone e una miriade di immagini che ruotavano vorticosamente nella sfera al centro della mia testa. Il normale livello vibratorio del mio corpo fisico non avrebbe potuto sostenere l'intensità di quella forza, ma quel corpo apparentemente uguale all'altro riusciva a farlo. Evidentemente vibrava su altre frequenze. Penso che la morte abbia un significato diverso da quello che gli abbiamo sempre attribuito e che quando l'essere si stanca di vivere nella solita realtà la possa cambiare e lo possa fare rimanendo nel solito corpo e nel solito ambiente oppure cambiando sia corpo che ambiente. E penso che la libertà di scelta sia proporzionale al livello di consapevolezza raggiunto dall'essere che opera il cambiamento. Vi ringrazio per l'ascolto. A presto.